Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Da alcuni anni ormai il tema della sostenibilità è oggetto di concentrazione e di attenzione anche nel mondo della moda e Tessiland ha deciso quindi di realizzare un prodotto che fosse realizzato con un'altissima tecnologia a basso impatto ambientale, il Green Day. Analizziamo quindi nel dettaglio questo prodotto e dopo parliamo proprio di ecosostenibilità. Il Green Day si compone per il 50% viscosa da coltivazione sostenibile e 50% poliestere riciclato, che poi avremo modo insomma di analizzare nel dettaglio, soprattutto per capirne l'importanza di queste due tipologie diverse di composizioni. Si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 120 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3-4. Per quanto si possa pensare che il Green Day sia composto da materiali riciclati e che quindi possa non essere molto morbido, invece credetemi, è davvero molto morbido al tatto, molto soffice e insomma ecco, se avrete modo di provarlo poi me lo direte voi stesse. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post-lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 40 gradi. Sconsigliamo l'asciugatrice e consigliamo invece di riporre ad asciugare il vostro lavoro ad una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirare, sempre ovviamente apponendo un panno di protezione nella parte superiore, con una temperatura che non superi i 150 gradi. Non è possibile candeggiare questa creazione ed è possibile invece utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Ma adesso analizziamo nel dettaglio tutti i singoli colori che presenta questo meraviglioso ed ecologico Green Day. Vediamo le prime quattro tonalità di colore. Qui abbiamo il militare, il noce, il pesca ed il giallo. Qui invece abbiamo un evidente rosso, un rosa, un bordeaux e un fucsia. Proseguiamo con sabbia, panna, bianco e grigio chiaro. E concludiamo con bluette, denim, blu e nero. Prestiamo quindi un attimo attenzione a queste due composizioni utilizzate proprio per realizzare il Green Day. Il primo 50% lo abbiamo visto, viscosa realizzata con la polpa di legno proveniente dalle foreste certificate FSC, quindi 100% coltivazione sostenibile. E l'altra metà, quindi l'altro 50%, poliestere riciclato, vale a dire una tipologia di poliestere realizzato con tutte quelle bottiglie, con quei contenitori in plastica che di solito appunto ricicliamo e che consentono quindi di realizzare questo poliestere e di non finire nei nostri mari. Come abbiamo detto, il Green Day proprio all'inizio è realizzato quindi con una tecnologia davvero molto avanzata a basso impatto ambientale ovviamente. Infatti sia gli scarichi nei fiumi che il consumo di energia, il consumo idrico oppure anche l'utilizzo dei gas è davvero ridotto al minimo, proprio perché Tessiland vuole aggiungere questo suo tassello in più, questa ulteriore attenzione ad un mondo ecocompatibile, ecosostenibile che ormai nel mondo della moda si fa sempre più strada. E appunto proprio grazie al Green Day è riuscita a farlo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!